Juventus sia in possesso, ma viene perso, cerca di riconquistarlo Muzaki. Poi riesce a offrire bene il pallone per Giacomini che colpisce il palo. Primo squillo dopo nemmeno un minuto di gioco da parte del Dortmund. Trovata la palla per vie centrali. Adesso si va dall'altro lato. Pallone che per Bonanni viene perso. C'è subito la risposta da parte di Pelliccioni per il Flamengo. C'è poco da fare. E allora Bonanni, di nuovo Giacomini. Ora Bonanni si va dalle parti di Muzaki. Muzaki, pallone che va dalle parti di Liberty. Adesso Liberty, trovata la palla in mezzo dalle parti di Barcaioli. Liberty apparecchia la tavola per Muzaki che trova Mancini contro. Tutto pronto per il rigore. Va Pelliccioni con il destro. Non si lascia ipnotizzare ed è 1-0 Flamengo. Vedere Liberty in sovrapposizione, bellissima palla di Bianchini per Liberty con l'esterno. Liberty mette il cross in mezzo per Giacomini che di testa però non riesce a concludere l'azione in porta e allora riparte veloce il Flamengo dalle parti di Borrello a centrocampo che serve un ottimo pallone per Lucidi con il contagiri. Lucidi poi a tu per tu con Vandilli due volte, la prima trova il portiere e la seconda trova il gol per il raddoppio del Flamengo. Ancora pallone sull'out di destra per Lucidi che scambia con Borrello, scende dietro da Bartalini che impegna dalla distanza Vandilli e poi Pelliccioni trova una prima ribattuta di Vandilli sotto porta e poi trova il gol 3-0 Flamengo. Rossi. Body check con Pelliccioni, ma l'arbitro dice che si continua a giocare. Rossi prova dalla palla in verticale, ma viene persa. E allora Pelliccioni allarga bene dalle parti di Lucidi. Lucidi in possesso di palla, arma il mancino. Poi va da Romagnoli che stoppa di petto, lascia rimbalzare. E per Pelliccioni sotto porta, dopo questo cross, è un gioco da ragazzi. Segnare il 4-0 per la tripletta personale. Flamengo che adesso riesce a godere di un risultato di ampio vantaggio e ciò non favorisce il gioco del Dortmund perché comunque ha sempre schiacciato la squadra avversaria. Adesso qui arriva il gol su questa uscita sbagliata dalla pressione e il Dortmund si rimette in carreggiata o almeno ci prova con il gol di Muzaki. Muzaki, Barcaioli. Caglioli torna indietro da Bianchini, si va dalle parti di Bonanni che addomestica il pallone pressato da Consalvi, ma riesce comunque a mandare Barcaioli. Pallone in mezzo, c'è il tiro di Rossi che viene ribattuto, poi anche quello di Muzaki e prova il terzo tiro in porta Liberty. Si salva però il Flamengo a 2 minuti dal termine della fine del primo tempo. Su Asciolla, poi Bonanni va da Muzaki, Muzaki punta l'uomo, poi va con il destro Muzaki, pallone che termina sul fondo e arriva anche il duplice fischio della fine del primo tempo, dice che il risultato è 4-1 Flamengo, forse risultato un po' bugiardo per quanto ha schiacciato il Borussia Dortmund, vediamo se riuscirà a rientrare in partita in questo secondo tempo. Pronto per la ripresa in gioco di questo secondo tempo. Palla Flamengo che toccherà il primo pallone della seconda parte di partita. Adesso si va da Barcaioli, Romagnoli, poi dietro da Bartalini che arma il sinistro e prova ad andare su Lucidi, sempre elegante lo stop da parte sua. Lucidi poi cerca uno spazio. Adesso pallone di Bonanni che va da Barcaioli, apparecchia la tavola per Asciolla. Asciolla
Scholla poi sbaglia la misura del cross, ma comunque riesce a recuperare Liberty, che fa da Bianchini, bellissima palla ed elegantissimo lo stop di Barcaioli che scarica per Muzaki, strozza troppo il pallone Muzaki con il mancino e palla che fischia alla sinistra del palo. Poi pallone che viene comunque perso dal Borussia dopo averlo riconquistato, si va sull'out di sinistra, Romagnoli provata la palla in mezzo, ma intercetta Liberty questo cross e prova a far ripartire i suoi, si va da Rossi allora. Non è di Rossi, bello per Muzaki che dribbla con lo stop Mancini e prova a suonare la carica per i suoi, 4-2, secondo gol del Dortmund, ancora Muzaki. Antonini, ancora pallone subito perso da parte del Flamengo e poi tiro dalla distanza di Muzaki, parata di Mancini e sulla ribattuta c'è Rossi che riapre ufficialmente la partita per l'ultimo quarto d'ora di gioco. Partita che si è riaccesa, bella la palla intelligente per Lucidi che con il mancino impegna Vandilli. Calcio di punizione, è tutto pronto per la battuta da parte di Bonanni. Arriva il fischio dell'arbitro, barriera a due per Mancini. Stavolta arriva in porta e Mancini con i pugni respinge. Adesso prova a ripartire veloce il Flamengo, ma c'è poco da fare perché la palla finisce tra le mani di Vandilli. Palla in profondità, riesce a intercettare tutto quanto Bianchini, si va da Rossi, Rossi riesce a servire Muzaki che ha chiamato un fallo da parte del Borussia Dortmund, con Salvi riesce a far ripartire i suoi Lucidi, pallone in mezzo, passo ancora in mezzo e c'è la parata da parte di Vandilli. Adesso pallone che va sull'out di sinistra da Romagnoli, prova a metterla in mezzo e c'è il gol da parte di Lucidi, 5-3 Flamengo a 8 dal termine. Si va dalle parti di Barcaioli che addomestica palla, parecchia per Muzaki, Bartalini salva sulla linea, ancora Muzaki in possesso di palla, palla che finisce fuori su questa doppia occasione di Muzaki che ha provato subito a rispondere al gol subito, poco da fare però, questa volta nel solito stop elegante e allora si ricomincia da dietro per il Dortmund, si va da Liberty, adesso Liberty saltata la pressione di Giordano. La palla in verticale con eleganza, poi il tacco da parte di Bonanni per Barcaioli che gli rimette il pallone e a 5 minuti dal termine Bonanni trova il gol che li tiene ancora vivi. Borussia 4, Flamengo 5. Ancora pallone elegante da parte di Giordano, si va dalle parti di Bonanni che scambia con Muzaki, viene pressato poi Muzaki, pallone in verticale per Liberty, palla in mezzo, c'è la parata e Muzaki! Tapin vincente sotto porta che riporta il risultato in pareggio sul 5 pari a 2 minuti dal termine. Veloce, sì, subito per Rossi che con il destro prova a superare non una ma ben due volte Romagnoli, poi conclude in porta, para Mancini e arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Risultato finale 5 pari, partita scoppiettante che è riuscita a ribaltare il Borussia di Dortmund. Dopo un primo tempo che si trovava sotto 4-1, riesce a recuperare il punteggio e a finire 5 pari questo match.